Io, lui e il pallone. Questa è una nuova rubrica che parte sull'eccezionale Salento, che potremo vedere sul web tutti i mesi con una nuova interprete. La prima ad essere intervistata è lei. Si chiama Loredana Simion ed è la compagna di Marcus Diniz. È qui nel Salento da un paio d'anni ed è proprio salentina. È vero, Loredana? Insomma, adesso Salentina ancora no, però diciamo che Lecce mi ha accolta bene. Finora sono stata fortunata. Siamo all'interno della tua boutique, questo vuol dire che vuoi vivere a Lecce? Io vorrei avere Lecce come punto di riferimento e quindi abbiamo scelto di aprire questo negozio. Da aprile siamo ancora all'inizio, spero per tanto tempo. Come sono le donne salentine? Sono belle, tutte belle, sono solari perché qua c'è tanto sole e insomma sono accoglienti. Ma anche quando comprano un vestito? Quando comprano un vestito un po' meno, io vorrei portare un po' di luce, un po' di colore. Io vengo dalla Romania, mio marito è brasiliano, quindi questi colori nella nostra vita ci sono. Vorrei portare a Lecce un po' di colore. Vi siete conosciuti con Marcus? Io ho conosciuto Marcus a Livorno, io lavoravo là e lui giocava nel Livorno. Io lavoravo in una concessionaria di macchine, lui è venuto a comprare la macchina, insomma, abbiamo venduto il pacchetto. E quindi insieme alla macchina poi si è portata anche la venditrice. Sì, si è portato tutto, dai, però è andata bene. Mi hai detto che non è per niente romantico. Non è romantico perché comunque è una persona chiusa, non è romantico, però c'ha tanti altri lati positivi. Qual è la sua virtù più importante? È molto generoso anche con, non solo con me, con tutte le persone che lo circondano. La tua virtù? Ma non so, dovrebbe dirlo lui, io non so. Posso dirti che ho tantissime cose che non vanno bene, quelle sì, le so. Ti manca la Romania? No, assolutamente. Mi mancano i miei genitori, vengono sempre a trovarmi, però la Romania, ormai sono 14 anni che sono via, quindi. Non ti chiedo l'età perché non si può chiedere, No, però ma sei giovanissima. lo possiamo dire. A marzo faccio 33 anni. Sembri ancora più giovane. Ecco, cosa ricordi della tua infanzia? Della mia infanzia ricordo il periodo comunista, non ho un bellissimo ricordo. Erano dei anni brutti perché comunque ho vissuto nel comunismo, so che cosa vuol dire. Ricordo, ho dei ricordi belli della mia famiglia, del resto non tanto belli. Però adesso è cambiato tutto in Romania. Adesso sì, devo dire che dall'89 stiamo migliorando, ancora ce ne vuole, però è meglio. Qual è il primo ricordo importante tuo e di Marcus? Quando abbiamo deciso di fare un figlio. Nella vita calcistica di tuo marito, qualche partita difficile, qualche partita in cui tu hai sofferto. Mi viene in mente quella partita contro il Frosinone quando Marcus è stato accusato di aver fatto un rigore che non c'era. Beh, che devo dire, lui era 3 metri fuori dall'area, sì. Poi è stato visto, insomma, lui ha detto la sua, ma sai, sono cose che succedono nella vita calcistica. Devo dire che l'ultima partita contro il Frosinone nei finali di playoff, quella per me è stata la peggiore. Cos'è c'è di brasiliano in Marcus? Beh, di brasiliano in lui, la samba. Ragazzi, dalla mattina alla sera a casa nostra c'è la musica. Lui ama la musica, ama, penso che è l'unica cosa che insomma gli ricorda le sue origini. Parliamo un po' di tuo figlio, Matteus. Matteo, sì, Matteo si è nato in Belgio perché Marcus giocava all'Eupen, è nato là a dicembre del 2010. Insomma, ha 3 anni e mezzo e adesso è a Lecce, si trova benissimo. Hai avuto dei problemi col fatto che comunque hai sposato
un ragazzo di colore? No, mai. Fino adesso mai. Neppure nella tua famiglia? No, assolutamente no. Devo dire che l'unico episodio brutto l'abbiamo avuto a Como. Alla fine di una partita eravamo tutti fuori, insomma, dallo stadio, e lì ci sono stati dei cori razzisti, però penso che sia superata questa cosa del razzismo, spero, me lo auguro. Un ricordo bello, una bella festa. Io ho visto che spesso tu posti su Facebook moltissime belle fotografie, tu sei bellissima, ma d'altro canto non lo dico io, ma lo dicono le immagini. Ecco, quanta vita sociale c'è in voi e se ricordi qualcosa di particolare? Allora, vita sociale, sai, con tu che hai figli, lo sai, vita sociale, a parte qualche festa a casa, ma festa, i brasiliani intendono festa per fare una grigliata con gli amici, la famiglia, queste sono le nostre feste in casa. E ricordi belli, qua, ogni volta che andiamo in Brasile è meraviglioso, con la sua famiglia, i nostri amici, è bello. Tu sei la compagna di Marcus, pensi di voler convolare a giuste nozze? Sì, ce lo diciamo sempre, tutti gli anni, ma per un motivo o per un altro non c'è mai l'occasione. E quest'anno, se il Lecce andava in B, noi dovevamo sposarci. Allora, noi abbiamo detto, aspettiamo giugno dell'anno prossimo, perché sono sicura che ce la faremo. E un buon augurio anche per il Lecce, devo dire. Comunque, io mi sposerei magari con un regalo in più, magari un altro bambino. Ma magari una bimba, non lo so, vediamo. Quando hai pensato di venire qui la prima volta a Lecce, hai pensato di dover venire in una squadra meridionale, dell'Italia meridionale, comunque, che a volte tu sei rumena, quindi potevi avere anche un po' di riserve? Guarda, sono arrivata in Italia che avevo 18 anni e abbiamo vissuto a Livorno, a Como, in Belgio, a Parma, e mi sono trovata bene. Però diciamo che al sud mi trovo più vicina alle mie abitudini, come siamo noi, e io mi trovo bene qua, mi trovo più vicina a come sono io. Abbiamo parlato di pregi, adesso parliamo di difetti. Il difetto di Marcus? È testardo, molto. È molto testardo. Può essere un pregio, può essere un difetto, non so. Però quando si mette in testa una cosa, questo è il terzo anno che lui prova ad andare in Serie B e lui ha detto io non vado via di qua fino a quando non ce la farò. E magari rimane pure per andare in Serie A? Ma speriamo, io lo auguro con tutto il cuore, veramente. E il tuo difetto? Il mio difetto? Mi dimentico le cose, faccio un po' le cose così. Perdo la testa quando non si fa, quando le cose non vanno come per il verso giusto, come dico io, allora sono un po'. Mi racconti un episodio curioso della tua vita con Marcus? Ce ne saranno tanti. Beh, curioso, ti dico soltanto che Matteus è nato a dicembre, il 9, e Marcus in Belgio si è infortunato gravemente, ha avuto uno stiramento di 7 centimetri, è dovuto tornare in Italia a curarsi. E io ho preso la macchina, avevo appena partorito, Matteus aveva 2 settimane, insieme a mia suocera, e siamo venute dal Belgio a Milano in macchina, io guidando. È molto curioso perché a pensare adesso non lo farei più, perché comunque è pericoloso con un bambino piccolo, no? Però la paura, il pensiero che lui era da solo a Milano, che magari stesse male, insomma, ha vinto sta cosa, è curioso. Qual è l'amico più caro di Marcus? Ne ha 2 amici molto cari. Fabiano, che giocava nel Lecce, e Adriano Ferreira Pinto, che anche lui giocava nel Lecce l'anno scorso. Ti dispiace che è andato via? Mi dispiace tantissimo, tanto, perché avevamo legato tanto anche con sua moglie e i bimbi, tutti e due erano molto legati, lui e José. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto,
ce ne ho tanti. Intanto vedere Marcus veramente realizzato nella sua carriera è un mio sogno. Per te? Per me avere magari un negozio più grande e realizzarmi nel mio lavoro, perché comunque noi donne del calcio siamo, per un motivo o per altro, siamo sempre nel secondo piano, perché comunque andiamo sempre dietro a loro, la nostra vita dipende da loro ed è giusto che sia così, abbiamo scelto noi questo. Però si arriva a un certo punto che vorresti un attimo fermarti e dire adesso conto pure io. Si dice che i calciatori siano molto gelosi, è vero? Non solo gli altri, ma il mio no, assolutamente. Anzi, a volte mi chiedo pure io, ma come mai non dice niente, che vado, che faccio? No, perché si fida tantissimo, no, lui, Marcus, non è geloso. Questo non ce l'ha. Vita familiare, chi cucina? Cucino io. Lui sa cucinare benissimo, cucinare, sa grigliare la carne, punto. Dopo tutto il resto faccio io. Una ricetta tua magari che viene dal tuo paese, dalla Romania. Allora Silvia, io nel mio paese non ho vissuto tanto, diciamo che la mia infanzia, quando uno non cucina, sai, sei giovane, ho imparato a essere donna e mamma in Italia, ti posso dire che so fare le cose italiane, adesso ho imparato a fare pure il riso brasiliano, queste cose sì, però mangiare rumeno non lo so proprio fare, anche perché è molto elaborato. Le sarmale, per esempio, che sono degli involtini di carne macinata con verza, ecco, mia mamma ci mette anche 4-5 ore a farle, direi che non è proprio il caso. Per concludere l'incontro vorrei che tu facessi una richiesta. Io vorrei chiedergli di stare un po' più calmo. E nel senso, ti spiego, vorrei dirgli che tutto passa nella vita, tutto. E lui purtroppo da quando era piccolo ha provato ad arrivare, sai quando uno... Per me lui è arrivato, quindi deve stare calmo, deve pensare che c'è la sua famiglia, che ci siamo noi, e deve stare più sereno. E allora salutiamolo insieme, e chiamiamo Mateus, e insieme a Mateus, vieni Mateus, stai insieme alla tua mamma, fate un saluto a papà che vi vedrà sicuramente. Ciao papino. È per te ogni cosa che c'è.